riuscire a fare tutto questo perché più qua. È lì che posso. No, no, la cosa è che inventa la piazza per prendere. Ma non c'è. Ah, lo sto quello giù. No, ma cominciamo. Qual è? Mettiamo ancora due minuti di altro, il tempo di una sigaretta. Il tempo di una sigaretta. Supermarket del campeggio. No, devi aprirlo lì. Poi non manca niente. Ovviamente facciamo conto di essere davvero per la strada, quindi come per la strada, tenendo le porte aperte, chi vuole può andarsene, chi non vuole può uscire a prendere un po' d'aria se facciamo come ci pare. L'isolotto vicino a New York, il medico fa molti esperimenti ultimamente, soprattutto sopra dei conigli. Lui tiene dei conigli morti apparentemente per almeno 14 anni, gli fa due iniezioni di un liquido particolare e poi dopo 14 anni, e siamo nel 1903, quindi sono passati 14 anni da quando lui ha fatto addormentare i primi conigli, lui prova a risvegliarli, quindi sono i giorni in cui lui prova a risvegliarli. È molto agitato e contento di questa sua invenzione, ha invitato più volte a casa sua il notaio del paese, ci chiederemo perché il notaio, ma lo fa con uno scopo preciso che vediamo dopo, sto riepilogando perché non c'era ieri tutto quello che è accaduto. È agitatissimo lui e ha invitato il suo migliore amico che è un giovane un po' ombroso che ha, lui dice continuamente di avere lo spleen, di avere una tristezza, lui arriva in barca in questo isolotto, incontra il suo amico è lì alle prese con l'ultimo coniglio, gli fa vedere questo coniglio e gli racconta che questo coniglio si risveglierà davanti a lui, lui si mette a ridere ovviamente, fatto sta che piano piano gli fa due iniezioni, una nel collo, una nel cuore, questo coniglio si sveglia, stupore dell'amico, grande stupore, e lui gli spiega che cosa è accaduto, è il fiore della risurrezione, lui molti anni prima ha incontrato uno scienziato che a sua volta ne aveva incontrato un altro e quello ancora un altro che andando in un viaggio in Africa aveva incontrato un arabo che stava molto male, l'aveva curato e questo arabo per ricompensarlo gli aveva regalato questo fiore che gli aveva detto, aveva trovato nel seno di una sacerdotessa egiziana in un sepolcro vicino a una mummia e aveva tirato fuori questo fiore, aveva versato per caso due gocce d'acqua sopra questo fiore e nel giro di pochi secondi i petali di questo fiore si erano aperti come d'incanto, il fiore era diventato rigoglioso, verde come millenni prima quando era stato chiuso vicino a quella mummia. Questo fiore era stato regalato a un altro scienziato, quell'altro scienziato l'aveva regalato ancora un altro, tutti avevano fatto vedere agli altri scienziati questo esperimento, ma nessuno aveva mai scoperto quale era il segreto di quel fiore lì. E lui, dopo lunghi studi, l'aveva scoperto, aveva composto un preparato che iniettato nei corpi degli esseri viventi ne fermava le funzioni vitali e dopo anni, finora aveva provato per 14 anni con dei conigli, come avevamo visto, il corpo si svegliava. Il testamento viene dato, lui fa i calcoli, ha 7 sorelle, quindi discendenti ne avrà ancora. 100 anni dopo lo avrebbero svegliato, ci sarebbe stato almeno un notaio che avrebbe ricevuto quel testamento e un suo discendente che anche solo per prendere i soldi, che ha tramutato tutto in oro e che ha seppellito insieme a lui, anche questo è citato nel testamento, quel discendente li avrebbe risvegliati. Sono tutti e due eccitatissimi, si avvicinano ai letti. Chiudono le porte, le istruzioni parlano chiaro, il notaio avrebbe fatto distruggere il sentiero che arrivava fino alla collinetta, ci sarebbe stata una grata che avrebbe chiuso tutto quanto, avevano seminato rovi e sterpi che sarebbero cresciuti a lasciare libera solo la cupola di vetro, spessissimo. Molte sono le invenzioni strane che abbiamo visto ieri, che scoprono, ne diciamo solo alcune. Qualche elemento per tutti, ma anche per chi c'era ieri, che ci serve ad arrivare piano piano, ci arriveremo solo domani, ma ad arrivare alla fine che fanno questi due uomini nel mondo di 100 anni dopo, ma anche la fine che fa quel mondo lì, e lo vedremo solo
domani sera, ma già abbastanza questa sera. Ci sono degli elementi che è bene che abbiamo tutti quanti in testa, perché tutti quanti insieme pensiamo e vediamo la stessa cosa, insieme, qui con le porte aperte, il rumore della pioggia, è la stessa pioggia che cadeva quando salgono quei tre uomini, è la stessa pioggia che cadrà molte volte quando loro si risveglieranno, perché i due si svegliano, gli fanno l'iniezione e con stupore di tutti i presenti, 100 anni dopo, i due si svegliano. E quando si svegliano, la prima cosa che capita al dottore, quello che aveva inventato quella cosa, è che lui è sul cuscino della casa del suo discendente, un lontano pronipote, medico anche lui, e svegliandosi nella casa di New York, perché li portano in fretta nella casa di New York con un mezzo stranissimo che si chiama Condor e ha delle ali enormi e vola, guidato da una persona, ma vola a velocità supersonica, quindi lo portano nella loro casa, a terra sul tetto di una grande casa a 20 piani addirittura, e quindi lo portano con quel mezzo lì, lui non sa ancora nulla di tutto questo, si sveglia e sente una voce che gli parla all'orecchio sotto il cuscino e annuncia che un gruppo di anarchici ha fatto un disastro incredibile in una città, ha rotto tutto, ha picchiato della gente, ha rotto vetrine, ha pestato tutti quanti, e lui si stupisce e dice: ma guarda, in 100 anni come sono migliorati i giornali, ti arrivano nelle case in forma sonora addirittura. E non ha finito di stupirsi di quella cosa che vede nella parete di fronte tutte quelle azioni che quella voce ha descritto comparire come d'incanto, tutta quella gente che si picchia, tutti quanti. Ma guarda, il cinematografo nelle case, sembra impossibile una cosa del genere. E si stupisce di questa e di molte. La cosa più tremenda che capita a lui e al suo amico è l'elettricità. Nell'aria c'è una carica continua di elettricità, così forte che gli sembra di esplodere da un momento all'altro. Gli sembra che i muscoli traballino in continuazione mentre camminano per le città, non riescono, e chiedono al loro discendente come è possibile. Lui dice: l'elettricità ormai è dappertutto, con l'elettricità si fa tutto quanto, arrivano addirittura i pasti e la posta nelle case, si aprono i quadri alle pareti e entrano dei trenini su dei binari quasi invisibili mandati da dei motori a corrente che portano le lettere nelle case. C'è un interruttore dietro che scatta quando entra il trenino in casa, arrivano le buste, le prendono e poi uno richiude il quadro, chiudendo il quadro il trenino va all'indietro e parte e va in un'altra casa. Quindi la posta arriva anche nelle case, incredibilmente. Ma infinite sono le cose che accadono, e i montoni sono quasi scomparsi. Ve ne stupite? Molto, mio caro signore. La popolazione del globo in questi 100 anni è enormemente cresciuta e non esistono più praterie per nutrire le grandi mandrie che esistevano ai vostri tempi. Tutti i terreni disponibili sono ora coltivati intensivamente per chiedere al suolo tutto quello che può dare. Se così non si fosse fatto, a quest'ora la popolazione del globo sarebbe alle prese con la fame. I grandi pascoli dell'Argentina e i nostri del Far West non esistono più. E i buoi e i montoni a poco sono quasi scomparsi, non rendendo le praterie in proporzione all'estensione. D'altronde non abbiamo più bisogno di carne al giorno d'oggi. I nostri chimici, in una semplice pillola del peso di qualche grammo, fanno concentrare tutti gli elementi che prima si potevano ricavare da una buona libra di ottimo bue. E l'agricoltura come va senza buoi? Anticaglie! I nostri campagnoli non fanno uso che di macchine mosse dall'elettricità, sicché non vi sono più neanche cavalli. A che cosa potrebbero servire i cavalli? Ce ne sono ancora alcuni, conservati più per curiosità che per altro. E gli eserciti non ne fanno più uso. Ai nostri tempi tutte le nazioni ne avevano dei reggimenti. E che cosa ne facevano? Se ne servivano nelle guerre. Eserciti, cavalleria, ma chi se ne ricorda ora? Non vi sono più eserciti? Chiedono tutti e due gli amici insieme al lontano discendente. Da 60 anni sono scomparsi, dopo che la guerra ha ucciso la guerra. L'ultima battaglia combattuta per mare e per terra
fra le nazioni americane ed europee è stata terribile, spaventevole ed è costata milioni di vite umane senza vantaggio né per le une né per le altre potenze. Il massacro è stato tale da decidere le diverse nazioni del mondo ad abolire per sempre le guerre. E poi non sarebbero più possibili. Oggi noi possediamo degli esplosivi capaci di far saltare una città di quasi milione di abitanti, delle macchine che sollevano delle montagne, possiamo sprigionare con la semplice pressione del dito una scintilla elettrica trasmissibile a centinaia di miglia di distanza e far scoppiare qualsiasi deposito di polvere. Una guerra, al giorno d'oggi, segnerebbe la fine dell'umanità. In batteria alcune pompe e rovesciano sui sediziosi torrenti d'acqua elettrizzata al massimo grado. Ogni goccia fulmina e l'affare è sbrigato presto. Un mezzo un po' brutale, signor Walter, e anche inumano. Se non si facesse così, le nazioni si vedrebbero costrette ad avere delle truppe per mantenere l'ordine. E del resto siamo in troppi in questo mondo. E se non troviamo il mezzo di invadere qualche pianeta, non so come se la caveranno i nostri pronipoti fra altri 100 anni, a meno che non tornino come i nostri antenati all'antropofagia. La produzione della terra e dei mari non basterebbe a nutrire tutti. E questo è il grave problema che turba e preoccupa gli scienziati. Ah, e se si potesse dare la scalata a Marte, che ha invece una popolazione così scarsa e tante terre ancora incolte, allora... Ma come lo sapete voi? Dagli stessi marziani, dagli abitanti di quel pianeta. Dimenticavo che ai vostri tempi non si era trovato ancora un mezzo per mettersi in relazione con quei bravi marziani. Scherzate, ve lo dico sul serio, mio caro signor Brandon. Voi comunicate con loro, o anzi un carissimo amico lassù, che mi dà spesso sue notizie. Come avete fatto a mettervi in relazione con i marziani? Ve lo dirò più avanti, quando avrete visitato la stazione elettrica di Brooklyn. Sono già 40 anni che siamo in relazione con i marziani. È incredibile. Quali meravigliose scoperte avete fatto voi in questi 100 anni? Molte che vi faranno assai stupire, zio. Appena vi sarete completamente rimessi, mi proporrò di fare una corsa attraverso il mondo. In 7 giorni saremo nuovamente a casa. Il giro del mondo in una settimana? È naturale che ciò vi stupisca. Ai vostri tempi si impiegavano 45 o 50 giorni, se non mi inganno. E ci sembrava di aver raggiunto la massima velocità delle tartarughe, eravate. Poi faremo anche una corsa al Polo Nord a visitare quella colonia. Si va anche al Polo ora. La semplice passeggiata. Avete trovato il mezzo di distruggere i ghiacci che lo circondano? Niente affatto. Anzi, io credo che le calotte di ghiaccio che avvolgono i due confini della Terra siano diventate più enormi di quello che erano 100 anni fa. Eppure noi abbiamo trovato ugualmente il mezzo di andare a visitarli e anche a popolarli. Ma comincia a far buio, sarebbe tempo di illuminare il mio salotto. Ai vostri tempi che cosa si accendeva la sera? Gas, petrolio, luce elettrica, povera gente. E come doveva costar cara allora l'illuminazione? Certo, signor Walter, ora invece abbiamo quasi gratis la luce e il calore. Il verso picco prendeva un nastro di ferro che finiva in una palla composta da un metallo azzurro. E lui spiega ai suoi amici che sono svegliati dopo 100 anni che tutto quanto viene illuminato con lo radium, che era un metallo che 100 anni prima costava moltissimo, adesso serve a illuminare tutto quanto, diventa incandescente e riscalda anche tutto quanto. L'elettricità trasportata ormai a distanze enormi, le nostre cascate del Niagara per esempio fanno lavorare delle macchine che si trovano a 1000 miglia di distanza. Se noi volessimo potremmo dare di quelle forze anche all'Europa mandandole attraverso l'Atlantico, ma anche laggiù hanno costruito delle cascate con loro fiumi e non hanno più bisogno di noi. Amico James, ti penti di aver dormito 100 anni per poter vedere le meraviglie del 2000? Oh no, erano tutti e due stupidissimi, erano contenti di tutto quello che vedevano. Credevi di vedere il mio mondo così progredito? Non mi aspettavo tanto. E il tuo spleen? Non lo provo più, tuttavia tu non senti nulla. Tu... Sì, io sento un'agitazione strana, un'irritazione inesplicabile del sistema nervoso. Mi sembra che i muscoli ballino sotto la mia pelle, anche a me. Sapete da che cosa deriva? Non saprei indovinarlo. Dall'immensa tensione elettrica che regna ormai in tutte le città del mondo.
da cui voi non siete ancora abituati. 100 anni fa l'elettricità non aveva ancora raggiunto un grande sviluppo, mentre ora l'atmosfera e il suolo ne sono saturi. Ma vi abituerete, ne sono certo, e per oggi basta. Andate a riposare e domani mattina faremo una corsa attraverso New York col mio Condor. È un'automobile? Sì, ma di nuovo genere. Cominceremo così il nostro viaggio attraverso il mondo. Lo vedrete. Sbrigatevi, amici, perché ho desiderio di condurvi stamane fino alle cascate del Niagara per mostrarvi i colossali impianti elettrici che forniscono la forza a quasi tutti gli stabilimenti della Federazione. Prima andremo a vedere la stazione ultrapotente di Brooklyn, dovendo dare mie notizie al mio amico marziano. Quel brav'uomo deve essere un po' inquieto se il mio lungo silenzio saprà con piacere la notizia della vostra risurrezione. Ma tu lo avevi informato che un tuo antenato dormiva da 100 anni? Sì, zio. Ci facciamo di tratto in tratto delle confidenze perché siamo legati da una profonda amicizia. Ma senza esservi mai veduti? Dietro alcune mie indicazioni avrà scarabocchiato il mio ritratto. E tu? Ho il suo. Come sono giunti gli abitanti di Marte? Somigliano a noi. E qui il discendente del medico racconta come sono gli abitanti di Marte e spiega che sono come delle foche quasi senza mani, hanno una testa piccolissima e tutti constatano che sembrano veramente dei mostri. E poi racconta come sono arrivati a comunicare con i marziani. Siamo intorno agli anni 40 quando questo avviene. E già all'inizio del Novecento, questo lo sapeva anche il medico, c'erano come dei solchi in Marte che ogni tanto si illuminavano come con dei fuochi. E negli anni 40 alcuni astronomi notano che da qualche giorno si disegna su Marte come una J, grandissima. E allora uno scienziato pensa di andare nel deserto e assoldare un mucchio di persone, tutte quante con una torcia in mano, migliaia di persone, a disegnare anche loro una J. E riescono a avvicinare Marte a 300 metri. Si parlano col telegrafo, con onde telegrafiche, mandano delle onde arziane da prima, insomma trovano il modo di comunicare. Lui ha un amico particolare su Marte, e con quell'amico parla a lungo e si confidano tutto quello che gli accade, quindi lui ha anche confidato che ha risvegliato degli antenati. Sempre venuto, da quando sono venuto al mondo correre così frettolosamente, dice il discendente, non vedo che cosa ci sia di strano, ma la gente che corre, ora comprendo, disse l'antenato. E la grande tensione elettrica che agisce sui loro nervi, il mondo è impazzito, o quasi. Harry! Harry è il nero che guida il Condor che mi sta portando verso Brooklyn e poi alle cascate del Niagara. Muovi verso Brooklyn! Il Condor s'alzò di un centinaio di metri e si slanciò verso l'est con una velocità di 50 km all'ora. Vie immense apparivano tutto agli aeronauti, se così si potevano chiamare, fiancheggiate da palazzi mostruosi di 20, 25 e perfino di 30 piani che dovevano contenere migliaia di famiglie ciascuno, la popolazione di un villaggio. Ma che cosa fanno laggiù? Sono officine meccaniche. Chissà quante migliaia di operai lavoreranno là dentro. Che ingannate, mio caro signore. Gli operai oggi lì sono quasi scomparsi. Non vi sono che dei meccanici per dirigere le macchine. L'elettricità ha ucciso il lavoratore. Ma che cosa è avvenuto di quelle masse enormi di lavoratori che esistevano un tempo? Sono diventati pescatori ed agricoltori. Il mare e le campagne a poco hanno assorbito gli operai. Sicché non vi saranno più scioperi. È una parola sconosciuta. Ai nostri tempi si imponevano e come, specialmente dopo l'organizzazione fatta dal grande partito socialista. Che cosa è avvenuto anzi del socialismo? Si prediceva un grande avvenire a quel partito. È scomparso. Dopo una serie di esperimenti che hanno scontentato tutti e contentato nessuno. Era una bella utopia che in pratica non poteva dare alcun risultato. Così siamo tornati all'antico e oggi lì
vi sono poveri e ricchi, padroni e dipendenti, come era migliaia d'anni prima e come è sempre stato finché il mondo cominciò a popolarsi. Qualche colonia tedesca e russa sussiste, non di meno ancora, composta da vecchi socialisti che coltivano in comune alcune plaghe della Patagonia e della Terra del Fuoco, ma nessuno si occupa di loro, né hanno alcuna importanza, anzi, vanno scomparendo poco a poco. Il ponte di Brooklyn, lo riconosco ancora, ha dunque resistito fino ad oggi? Già, sono più di 120 anni che è lì. Gli ingegneri dei vostri tempi erano buoni costruttori. Ma come è diventato immenso quel sobborgo? 4 milioni di abitanti, ormai gareggia con New York. E Londra, che cosa sarà mai? Una città di 12 milioni. E Parigi, una metropoli, terminata, più grossa ancora. Harry, vai diritto alla stazione ultrapotente. Il Condor, oltrepassato il ponte, affretta il volo. Anche di sopra, l'antico sobborgo di New York, si vedono volteggiare un gran numero di macchine volanti, cariche di persone, che si dirigono per lo più verso l'Hudson. E Marte, a quanta distanza lo vedete col vostro cannocchiale? A soli 300 metri. Ma che meraviglie! Adagio Harry, scendi piano. Il Condor supera una vasta cinta che circonda la stazione e scende dolcemente, descrivendo delle curve allungate. Alle 8 del mattino s'adagia a 30 metri dall'enorme telescopio. Ora, nelle pagine successive c'è la descrizione di Marte e spiegano tutto quello che avviene su Marte, cioè il dialogo con il suo amico marziano. C'è un grande stupore nei due, c'è anche, addirittura non riescono più a parlare, tanto vedono e vengono a sapere cose così stupefacenti. È come quando ti si rivela tutto, ti sembra di rinascere, loro sono rinati veramente, ma continuano a rinascere di minuto in minuto. E oltre a quello stupore, dobbiamo figurarci quello stupore loro, loro hanno anche quello, dobbiamo sentire noi tutti quanti per arrivare a cadere in quello in cui cadranno loro e gli porterà tanta fortuna e tanta sfortuna, hanno quella sensazione di elettricità che a tratti li fa ridere, a tratti li preoccupa, sempre più forte dentro ai muscoli, una sensazione fortissima. Sì, ma a quale potenza sono riusciti a dare alle onde elettriche? Quante meraviglie! Quando riprende il fremito dei muscoli, ecco, un po' vedono le meraviglie, un po' gli riprende il fremito dei muscoli. Questa è la loro condizione. Stupore e fremito, stupore e fremito, stupore e fremito. E l'elettricità, e l'elettricità. Provi ancora lo spleen? Finora no. Come sarebbe possibile annoiarsi con tante meraviglie da vedere? Questa è una seconda esistenza per noi. Meglio così allora, non pensiamo al fremito. Mentre si scambiano queste parole, il direttore della stazione aveva già lanciato parecchie onde elettriche agli abitanti di Marte. E vanno avanti e parlano con i marziani. E tutto quello. Poi ripartono, ma non interessa fare il loro viaggio, ci interessa per vedere dove vanno a finire. I palazzoni enormi come a New York, contenenti centinaia di famiglie, si succedono senza interruzione. E anche nelle vie dell'antico sobborgo della capitale dello Stato regna un'animazione straordinaria. Sentite, sono arrivati a Brooklyn. Visto che sono arrivati a Brooklyn, cerchiamo di seguire il loro viaggio cambiando posizione. Sono sempre più avanti, corro. Sempre più vicini a quello che stanno cercando. Allora proviamo a viaggiare insieme a loro. I brooklynesi paiono pure impazziti e corrono piuttosto che camminare, come se avessero addosso il diavolo e l'argento vivo nelle vene. La tensione elettrica produce i medesimi effetti anche sugli abitanti del sobborgo, anche persone di quell'epoca tremano come loro e si accorgono per la prima volta che questa cosa capita e quindi si stupiscono sempre di più. Il Condor attraversa una vasta piazza quando l'attenzione di Brandok è attirata dal passaggio di 4 mostruosi animali montati ognuno da un uomo. Oh bella! Ma sono elefanti! Dove? Laggiù, guardateli! Saranno poi proprio degli elefanti in carne ed ossa?
chiede il pronipote del dottore, guardandoli un po' ironicamente. Sospetto che voi vi inganniate, signor Brandon. Ma non sono cieco, signor Holger. E nemmeno io, dice Toby, sono dei veri elefanti. Sono degli spazzini di acciaio, signori miei. Ma qualche nuova invenzione è non meno utile delle altre. È anche molto economica, perché così il comune può fare a meno di un esercito di spazzini. Ma quegli animali sono spazzini. E come funzionano bene? Essi eseguono la pulizia delle vie e delle piazze per mezzo della proboscide, che è composta di un centinaio di tubi di acciaio rientranti l'uno nell'altro in modo da dare ad essa un'agilità straordinaria. Nella testa invece vi è un potente apparato aspirante, mentre il motore, che è elettrico anche lui, si nasconde sui fianchi dell'animale. Quando il conduttore, che come vedete si trova a cavalcioni sul collo dell'animale come i cornati indiani, scorge delle immondizie sulla via, preme una leva collocata a portata della sua mano, la quale dirige i movimenti della tromba e dell'apparato aspirante. La proboscide allora si allunga verso l'oggetto da raccogliere e l'apparato si mette in azione. Ne segue un'aspirazione violenta a cui nulla resiste, di modo che pietre, cenci, pezzi di carta, torsoli, immondizie d'ogni sorta vanno ad inabissarsi nel corpo dell'elefante spazzino. Non resta poi che andare a scaricare la raccolta. Come vedete, la cosa è semplicissima. Si vedeva che tutto avevano sacrificato per non correre il pericolo di trovarsi ben presto alle prese con la fame, dato l'immenso e rapido aumento della popolazione. Alle 9 del mattino il Condor, dopo essere passato in vista di Patterson, diventata anche quella una città immensa, entra nello stato della Pennsylvania alla velocità di 112 km all'ora. Signor Holger, c'è una cosa che non riesco a spiegarmi. Quale? Ai nostri tempi questi territori erano coperti da linee ferroviarie, mentre ora non riesco a scorgerne una. Eppure in questo momento passiamo sopra una delle più importanti linee. È quella che unisce Patterson a Quebec. Ma io non la vedo. Perché al giorno d'oggi le ferrovie non scorrono più sopra il suolo, bensì sotto. Diversamente l'aria sfuggirebbe. Guardate là. Non scorgete una casa sormontata da un albero, che non è altro che un segnalatore e trasmettitore elettrico della telegrafia aerea. La scorgo. È una stazione. E la ferrovia vi passa sotto. Mi avete parlato d'aria. Che cosa c'entra l'aria con le ferrovie? Lo saprete quando prenderemo il treno che ci porterà a Quebec. Ah, ecco l'omnibus che va a Scranton. Un'enorme macchina aerea, fornita di 6 paia d'ali immense e di eliche smisurate, con una piattaforma di 20 metri di lunghezza, carica di persone, s'avanzava con velocità vertiginosa, tenendosi a 100 metri dal suolo. Magnifico! Ma chi sono quei contadini che portano i loro prodotti a Scranton? Ma come sono bruni, si direbbero indiani. A proposito, che cosa è avvenuto dei peli rosse, che erano ancora assai numerosi 100 anni fa? Sono stati completamente assorbiti dalla nostra razza e si sono del tutto fusi con noi. Non esistono ormai che poche famiglie confinate nell'alto Yukon e presso il circolo polare. Era la sorte che loro aspettava. E dei neri, che erano numerosissimi anche qui, dei neri, che cosa è successo? Sono diventati invece spaventosamente numerosi. Hanno buon sangue gli africani e non si lasciano assorbire, e così pure gli uomini di razza gialla. C'è ancora la Cina. La Cina sì, ma non l'impero. È stato smembrato dalle grandi potenze europee e da tempo per impedire una spaventevole invasione. La razza cinese in questi 100 anni è raddoppiata, e senza il pronto intervento dei bianchi, spinta dalla fame, non avrebbe tardato a rovesciarsi sull'Europa e sull'India. Hanno tuttavia invaso buona parte del globo non come conquistatori, ma come emigrati, e si trovano oggi lì colonie cinesi perfino nel centro dell'Africa e dell'Australia. E i malesi? È un'altra razza che non esiste più. Ormai al mondo non ci sono più che bianchi, gialli e negri che tentano di sopraffarsi. E finora sono i secondi che hanno maggiore probabilità di vittoria, essendo spaventosamente prolifici. Noi corriamo il grave pericolo di venire a nostra volta assaliti dalle altre due razze. Dunque il mondo minaccia di divenire tutto giallo. Purtroppo, zio, ai vostri tempi a quanto ascendeva la popolazione al globo? A circa 1.500 milioni, e l'elemento mongolo vi figurava con circa 600 milioni.
milioni. La popolazione attuale è invece di 2 miliardi e 200 milioni e i gialli da 600 milioni sono saliti a 1 miliardo e 100 milioni. Ma che aumento! E i bianchi? Allora i bianchi quanti sono? Raggiungono appena i 600 milioni. Un aumento non troppo sensibile. E lo dobbiamo alle razze nordiche. E le razze latine, la sola Italia è cresciuta rapidamente perché ha i suoi 50 milioni. Mentre la Spagna e soprattutto la Francia sono rimaste quasi stazionarie. Se non vi fosse l'Italia, la razza latina a quest'ora sarebbe stata assorbita dagli anglosassoni e dagli slavi. Ecco là in fondo, Ulmina. Stiamo rientrando nello stato di Nuova York e fra due ore saremo alle cascate. Il Condor, che procede sempre con la velocità di 110 km, rientra nello stato di Nuova York passando in vista di Fulmine, 100 anni prima una città di modeste proporzioni ed ora diventata vastissima. Un certo malessere già in... Sì, non saprei resistere a lungo a questa tensione che mi fa scattare. E tu, nipote, io non provo assolutamente nulla. Non ci siamo ormai abituati noi. Noi ci siamo abituati. Non so se noi ci riusciremo. Noi siamo persone di un altro secolo. Io spero di sì. Lo spero per voi. Ah, ecco le cascate! Il Condor supera una collina che impedisce la visuale con una rapida volata e giunto sopra le famose cascate si libra tra un'immensa nuvola d'acqua polverizzata in mezzo a cui spicca un superbo arcobaleno. L'immensa massa d'acqua si rovescia sul fiume sottostante con un fragore assordante, mettendo in moto un numero infinito di ruote gigantesche costruite tutte in acciaio destinate a trasmettere la forza a tutte le macchine elettriche della Federazione Americana. Lo spettacolo è spaventevole in un medesimo tempo sublime. E qua il discendente vi spiega che quella macchina dà l'elettricità a tutti quanti gli Stati Uniti e poi continuano a viaggiare. Vanno verso il polo, vedono ferrovie incredibili, vedono come funzionano i treni sono ad aria compressa, semplicemente c'è una pompa che spinge l'aria da una stazione, una pompa che aspira l'aria dall'altra stazione e il treno è grande esattamente come il cilindro entro il quale viaggia. E scorre da una stazione all'altra aspirato e spinto contemporaneamente. Fra il cilindro e il treno ci sono delle pompe che mandano continuamente dell'aria per raffreddare le pareti del treno, altrimenti diverrebbe incandescente. Questi sono i treni come erano. A noi quello che interessa è arrivare al punto in cui nel Polo Nord incontrano gli anarchici, perché gli anarchici sono stati confinati tutti quanti al Polo Nord, tutti quanti. Allora, un mondo in cui tutti coltivano la terra, perché è l'unica cosa che rimane da fare per cercare di sopravvivere, in cui ci sono solo più padroni e servi, in cui c'è qualche piccola colonia di socialisti che però è stata relegata nelle parti più lontane del mondo. Il pericolo più forte rimangono gli anarchici. Infatti la prima notizia che loro ascoltano è un gruppo di anarchici spaccato dal nulla che fa un grande casino in una città, rompe tutto, ma risolvono quelle situazioni i pompieri. Non esistono più soldati, non esiste più polizia, ci sono i pompieri con dei getti di acqua elettrizzata, anche quella che nel momento in cui tocca un uomo lo fulmina. Quindi tutti gli anarchici che si ribellano vengono fulminati da getti d'acqua. Quelli che sono stati catturati sono stati portati al Polo Nord. Vivono in case dove non gli manca nulla, ognuno di loro, racconta il discendente, ha una compagna e vivono tranquillamente, non possono fare altro che rimanere lì.
una scossa piuttosto brusca seguita da un tintinnio di campanelli elettrici e da un vociare piuttosto acuto sveglia l'indomani mattina i viaggiatori facendoli scendere precipitosamente dalle loro comode brande. Immaginate quella gente che ha viaggiato dall'America fino al Polo in dei treni stranissimi aspirati da una stazione all'altra e poi in un tunnel con uno scivolo che arriva fino al Polo Nord, un tunnel completamente scavato nei ghiacci, fatto tutto da blocchi di ghiaccio, quindi con spese di costruzione minime, arrivano al Polo Nord. Il carrozzone, dopo una corsa velocissima durata tutta la notte, è giunto alla stazione ferroviaria del Polo Nord e si è fermato sotto una lunghissima tettoia di legno, chiusa alle estremità da gigantesche portiere a vetro e illuminata da un gran numero di lampade elettriche. Parecchie persone, assai barbute, avvolte in pelli d'orso bianco, si sono raccolte intorno al tramvai parlando diverse lingue, spagnolo, russo, inglese, tedesco e perfino italiano. Durante il viaggio, i due amici e il discendente hanno avuto un inconveniente, si sono fermati perché una massa di ghiaccio ha fermato l'ultimo traghetto, un traghetto stranissimo, fatto con delle ruote che quando arrivava alla terraferma cominciava a girare con le ruote, invece viaggiava per mare e si azionavano le eliche mentre andava attraverso i mari. Per viaggiare nel mare del Polo Nord c'erano 6 uomini messi tutti ai lati della nave a prora e a poppa con dei lunghi bastoni che allontanavano i ghiacci in modo che non urtasse il ghiaccio questa strana nave che avanzava. Un masso di ghiaccio enorme si stacca all'improvviso e ferma la loro corsa. Questo per dire che loro, prima di vedere questa colonia di anarchici, hanno visto chi sono gli eschimesi, quali sono rimasti, che esseri sono rimasti. Hanno fatto una gita, guidati da un marinaio, per vedere come vivevano quelli là. E sono entrati negli igloo. Gli eschimesi sono rimasti esattamente quelli che erano 100 anni prima, con gli stessi usi e costumi, con un'unica differenza. Hanno il radium in ognuno dei loro igloo e quindi si illuminano con quello, anche perché le lampade ad olio di foca, con il gas della foca, non sarebbero state più possibili, perché le foche non ci sono più, sono state uccise tutte quante, non ci sono più animali, gli hanno tolto tutto, gli europei e gli americani. Quindi loro sono relegati lì e loro, andando a visitare quel villaggio, gettano dei biscotti ai bambini, che sono tutti lì affamati, che chiedono, e fanno per entrare in uno di quegli igloo e li fermano, perché in quell'igloo c'era un uomo che stava morendo. Non è morto. Quando un eschimese doveva morire, lo mettevano in un igloo. I parenti andavano a salutarlo in fretta, perché se fosse morto nel momento in cui lo salutavano avrebbero dovuto lasciare tutti i vestiti a lui e uscire nudi, e sarebbe stato un problema non da poco a quelle temperature, quindi lo salutavano molto in fretta, uscivano dall'igloo, chiudevano l'igloo e lo lasciavano morire. Loro, visitando tutti contenti questo paesino, gli eschimesi stavano per entrare, volevano entrare in un igloo dove un uomo stava morendo. Era già morto, allora tutti quanti li fermano, c'è un attimo in cui non si capisce niente e poi capiscono che c'era un morto o un morente da lasciare riposare. Vanno avanti, entrano in un igloo dove c'erano invece esseri viventi e c'erano due donne, una che stava masticando degli stivali che erano così gelati che bisognava ammorbidirli e poi c'erano degli animali tutti morti che lasciavano lì da tempo e cercavano di far decomporre in modo che la carne fosse più dolce, più gustosa, ma col freddo faticavano a decomporsi, quindi erano lasciati lì tutti quanti da tempo immemore, tutti bambini nudi perché facevano un caldo enorme lì giù. E poi tanta gente, tutti quanti insieme, un odore insopportabile. Quindi loro hanno avuto durante il viaggio la visita di quella gente, hanno visto quella gente là, adesso vedono tutte persone invece molto più simili a loro, tutti quanti barbuti, che parlano tutti quanti delle lingue diverse. Quasi tutti fumano delle enormi pipe di porcellana, gettando in aria delle vere nuvole di fumo. Siamo al Polo, amici miei. Prende i bagagli, li accompagna. E chi sono questi uomini che ci guardano di traverso? Anarchici, pericolosi.
provenienti da tutti i paesi del mondo e condannati a finire qui la loro vita. Ma che triste esistenza devono condurre fra queste nevi? Meno di quello che credete, zio. Ogni capo di famiglia ha una capanna di legno fornitagli dal suo governo e ben riscaldata con lampade a radium. Trascorrono la loro vita cacciando e pescando e non fanno cattivi affari trafficando in pellicce. E poi di quando in quando ricevono viveri e tabacco, non sono proibiti dei liquori. E non si ribellano mai. I governi mantengono qui 2 dozzine di pompieri per tenerli a freno. E l'acqua elettrizzata è sempre mantenuta pronta dentro le pompe. Vi ho detto già come fulmina quell'acqua e quale spavento incute a tutti. E sono molti qui gli anarchici. 1 migliaio. E quasi tutti hanno con loro una compagna. E i figli che nascono sono mandati in Europa e in America a studiare e ad educarsi per farne dei cittadini operosi. Avanti, andiamo all'albergo del genio polare. È l'unico che ci sia e non ci troveremo male. Escono dalla tettoia e si trovano davanti a parecchie slitte tirate da cani esquimesi guidate da uomini che paiono degli orsi marini, talmente sono grandi. Salgono su una slitta e partono di corsa attraverso le vie del villaggio polare che sono coperte da uno strato immenso di neve. Quelle strade sono ampie, illuminate da lampade elettriche, essendo già da giorni incominciata la lunga notte polare, e fiancheggiate da casette di legno ad un solo piano, semisepolte dalla neve. Enormi montagne di ghiaccio si elevano intorno alla borgata e rinfrangono la luce delle lampade con un effetto meraviglioso. Pare che quelle case si trovino incastrate fra diamanti giganteschi. Quantunque il freddo sia così intenso da rendere perfino la respirazione dolorosa, parecchi abitanti passeggiano per le vie chiacchierando animatamente, come se si trovino sul boulevard di Parigi o un ringras di Berlino o di Vienna. La vita è tirata da una dozzina di cani dal pelo lunghissimo che assomigliano ad un tempo alla volpe. Carezza risiede nella coesione degli 80 milioni di chilometri cubi di ghiaccio che gravitano sul polo australe. Il franamento di quell'enorme massa di ghiaccio avrebbe per effetto lo spostamento della forza di gravità, il ghiaccio sarebbe istantaneamente trasferito nella parte settentrionale del globo e i frammenti della calotta antartica, con tutte le acque trattenute ora intorno ad essa, si rovescerebbero con impeto irresistibile verso il polo nord, attraverso l'oceano Atlantico e Pacifico. Che momento sarà quello? Fortunatamente noi non saremo più vivi allora, a meno che l'amico Toby non trovi il mezzo di riaddormentarci per secoli. Una seconda prova ci sarebbe fatale. Signor Holker, gli scienziati moderni approssimativamente hanno calcolato quando potrebbe accadere quella tremenda catastrofe. Positivamente no. È certo però che la massa della calotta glaciale non potrà essere ragionevolmente prolungata al di là di un certo punto. Potrà accadere fra 1000 anni come potrebbe accadere fra 10. Sull'Europa e sull'Asia distruggendo dappertutto la vita e l'opera dell'uomo. Dove un tempo si innalzavano superbi edifici e città e si estendevano campi, sarà la desolazione più lugubre, il più spaventoso deserto. E i vostri scienziati pensano di evitare una simile catastrofe? Studiano il progetto da moltissimi anni. Sarà il più grande successo della scienza del 2000. Si tratterebbe di alleggerire del troppo peso il polo australe? E per di più, di trasportarlo al polo boreale? Diavolo, ma ecco un'impresa che mi pare difficile. Altri, e mi sembra che la cosa possa essere più facile, propongono di rimorchiare parte della immensa calotta gelata fino sotto l'equatore e lasciarla sciogliere. Ma che razza di macchine ci vorrebbe? Eppure vedrete se camperemo molto e i nostri scienziati riusciranno a mantenere in equilibrio il nostro pianeta e a salvare l'umanità. Nei giorni in cui recita su strada o al riparo quando piove, si mantiene esclusivamente dei soldi ritirati a cappello. Le offerte sono assolutamente libere e non obbligatorie. Ricordo il quaderno sul quale potete scrivere tutto quello che volete e i volantini con tutte le informazioni sul teatro stabile di strada.